Grazie, spero di avere un po' di attenzione, ringrazio i consiglieri che si sono voluti fermare perché questo credo sia un tema importante e mi spiace che invece parecchie forze politiche, parecchi consiglieri abbiano preferito andare via, quindi ringrazio quelli che sono rimasti. Allora, la nostra mozione è urgente perché riguarda una legge, anzi un decreto legge che è attualmente in discussione in sede di conversione in Parlamento ed è appunto il cosiddetto decreto sblocca Italia, insomma se lo vogliamo chiamare così, che all'interno contiene però delle norme anche relative al trattamento dei rifiuti e in particolare all'incenerimento dei rifiuti, delle norme che noi troviamo veramente aberranti. In particolare, come anche poi letto e riportato dagli organi stampa la settimana scorsa, le norme permetterebbero al governo di inserire il nostro inceneritore del Gerbido nell'elenco di una serie di impianti prioritari ritenuti strategici a livello nazionale, il che permetterebbe poi al governo di aggirare completamente gli enti locali nella programmazione del trattamento dei rifiuti. E permetterebbe sostanzialmente al governo di incrementare l'autorità, la capacità dell'impianto, quindi portandolo al massimo tecnicamente possibile, e quindi rispetto alle 421.000 tonnellate di rifiuti, che già sono una cifra enorme, che l'impianto è autorizzato a bruciare attualmente, se ne aggiungerebbero altre 100.000 e quindi arrivando a 521.000 tonnellate. E in più queste 100.000 tonnellate sarebbero utilizzate da autorità per bruciare rifiuti provenienti da tutto il resto d'Italia, in quanto addirittura il governo avrebbe i poteri di sostanzialmente stabilire che vengano portati i rifiuti dal resto d'Italia nel nostro inceneritore. Allora, noi siamo stati contrari e stiamo tuttora contrari all'inceneritore del Gerbido sin dal principio, però almeno una delle poche garanzie che erano state date dagli enti locali agli abitanti delle zone circostanti era che l'impianto sarebbe servito a bruciare i rifiuti di Torino e provincia, ma non perché il nostro campanile, eccetera, ma perché è giusto che ogni regione, ogni territorio si dia da fare per il corretto trattamento dei rifiuti e quindi, secondo quanto anche previsto dalle direttive europee, si dia da fare sulla riduzione della produzione dei rifiuti, sul riuso, sul riciclo e quindi arrivi a produrre e a mandare allo smaltimento, che sia poi incenerimento o altro, meno rifiuti possibili. Allora non ha senso che invece l'Italia si organizzi in modo che le regioni che ancora hanno poca raccolta differenziata e non trattano correttamente i rifiuti, invece di aggiornarsi, darsi da fare e migliorare i propri impianti di smaltimento e le proprie tecniche di raccolta, spediscano i rifiuti sui camion in giro per l'Italia, là dove ci sono degli inceneritori. Perché questo è sicuramente un business per il privato che va a gestire l'inceneritore. Però ecologicamente ed economicamente è un non senso, perché riempiamo l'Italia di camion che portano rifiuti su e giù. E in più li andiamo a bruciare e quindi poi vabbè c'è anche la ricaduta sul nostro territorio, comunque non piacevole, del fatto di un ulteriore livello di emissioni nell'aria, di ulteriori rifiuti che vengono bruciati qui, che potremmo anche tranquillamente evitarci, perché saranno anche dentro i limiti di legge le emissioni, però comunque che siano velenose, lo sono dentro i limiti di legge, ma comunque sicuramente non fanno bene e non sono profumo di rose. E quindi almeno i rifiuti degli altri se li potrebbero organizzare gli altri per trattarseli a casa loro. E in questo senso noi abbiamo voluto parlare di no al Gerbido come discarica d'Italia, nel senso che non vorremmo che i rifiuti di mezza Italia venissero scaricati nella fossa del Gerbido per venire poi bruciati dentro l'impianto. Quindi la nostra mozione chiede alla città di prendere posizione, peraltro semplicemente secondo quanto più volte detto anche dalle amministrazioni, dal sindaco, eccetera, cioè sul fatto che noi non vogliamo che l'impianto venga utilizzato per trattare rifiuti provenienti da altre parti d'Italia e non vogliamo che l'impianto abbia la capacità incrementata oltre alle 421.000 tonnellate che già sono autorizzate adesso, di altre 100.000 tonnellate. E in più credo che sia da rimarcare anche il punto di principio, di cui tante volte ci siamo Silenzio, lamentati tutti, consigliere. maggioranza compresa, sul fatto che il governo, quando gli fa comodo, sostanzialmente commissaria gli enti locali. Allora credo che sia importante che noi difendiamo il diritto della città futura, città metropolitana, insomma degli organi locali, degli enti locali, di programmare la politica dei rifiuti del nostro territorio e quindi non di divenire sostanzialmente commissariato dall'alto e di subire sostanzialmente quello che decidono a Roma. Credo che magari uno può anche pensare sul territorio di accogliere rifiuti che arrivano dalle regioni circostanti, peraltro in parte lo si fa già al Gerbide, non è che non lo si faccia ancora. Però questo dovrebbe essere una libera decisione degli enti locali e non sostanzialmente un'imposizione a livello centrale da parte del governo di Roma. Grazie.